così. Puoi parlare, intanto. Allora, cari amici, pare che qualcuno si sia accorto che a Roma la monnezza sosta tranquillamente, e ve lo dico con la massima tranquillità, io quella monnezza lì la infilerei distillandola nel culo della sindachessa e di tutti i membri di questo infame governo del Comune di Roma. Ma anche del governo in assoluto. Allora, qualcuno se n'è accorto, qui c'è, interessante, perché in Italia se ne accorgono sempre parecchio tempo dopo. Noi parleremo del video che faremo i prossimi giorni, dedicato al racket dei bambini che vedono coinvolti magistrati, psicologi, psichiatri, rotti in culo, assistenti sociali, presidenti di ASL, preti, generali e colonnelli dei carabinieri, preti pedofili, preti rotti in culo, giudici, cancellieri, rudici, giudici, magistrati di vario genere, presidenti di tribunale, dei minori. Parleremo di queste cose perché il qui presente Horace, antesignano come sempre, sì, poi antesignano, e questo non glielo dobbiamo dire, si stanno accorgendo tutti quanti di quello che sta capitando adesso. Perché? Perché c'è in atto la grande trasformazione rivoluzionaria della società. E sapete perché? Perché è finita un'era, quindi è finita un'era, è finita la vecchia classe dirigente. È finita la cultura su cui questa classe dirigente basava i propri principi filosofici, tartassava i popoli finalmente hanno incominciato a ribellarsi. Ovviamente ci sarà del tempo, e io vi faccio presente che la logica, tutta del 2003, la logica, settembre 2003. Allora voi vedete, cari amici, che, come capita sempre, le prime avvisaglie ce l'abbiamo sempre. Settembre 2003, queste sono 70, dicasi 70 querele, una diversa dall'altra, nei confronti di magistrati, presidenti di tribunali dei minori, preti, colonnelli pedofili, dei carabinieri, assistenti sociali vari, psicologi, presidenti di ASL, vicepresidenti di ASL, eccetera, eccetera. Madre badesse! Queste poi le... C'è un processo in corso a Bari, da 16 anni c'è un processo in corso a Bari. E scommetti che adesso incomincerà a essere accelerato? Perché l'apertura delle ostilità noi l'abbiamo avuta quando abbiamo visto... Questa è solo una parte del dossier, una minima parte. Ci sono altri tre faldoni come questi a disposizione di chiunque li voglia usare. Allora, perché è vero che sono datati del 2003, 16 anni fa, ma è anche vero che le leggi più o meno sono quelle che esistevano all'epoca, e quindi si possono, magari con qualche aggiornamento, qualche abrogazione. Noi abbiamo capito più o meno, ma... che c'è un'accelerazione quando abbiamo visto che c'è una lotta all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura. Questa lotta, che è venuta a conoscenza del culto e dell'inclita, sta a significare che ci sono stati dei magistrati che, preso atto che la situazione sta andando in una certa direzione, hanno spinto, stanno buttandosi come i topi, è naturale, hanno il piroscafo sta affondando e loro si buttano come i topi, esattamente, hanno pigiato il piede sull'acceleratore e si sono trovati ovviamente in contrasto con quegli altri magistrati che, leggermente tardi di mente, credevano e continuano a credere che la situazione resterà come era prima. Ne consegue che subito dopo questo fatto è emersa la questione dei bambini usati da questi personaggi, tra cui magistrati a gogo.
voi vedete che il procedimento va avanti, perché va avanti ineluttabilmente e viene anche il momento della resa dei conti. Colgo l'occasione per dire due cose. La prima riguarda che quando ciascuno di noi si chiede che cosa sta succedendo, deve prendere un bel testo di storia e vedersi quello che è successo. Analogamente quello successo. Quello che è successo durante la Rivoluzione francese, che vi dirò in maniera molto semplice. La Rivoluzione francese era iniziata che erano tutti monarchici. Nel 1789 tutti i deputati selezionati erano tutti monarchici. Nel 1793, quando hanno tagliato la testa... Infatti ci fu la rivolta della Vandea, non a caso in quel momento lì. Finanziata dall'Inghilterra. Certo. E dai reali, dai certo. Reali che erano... Che, e dai, dai... Ed era quello il motivo, perché c'era questa presa di potere da parte della rivoluzione vera, tant'è cioè vero, dei repubblicani veri. Tant'è vero che i repubblicani poi hanno represso in maniera crudele. Assolutamente. Oltre 100.000 morti. Sicuro, esattamente, eh? Ammazzato tutti indiscriminatamente. E si chiamavano le... Jacquerie. No, loro Jacquerie, erano i Jacquard. Erano i Pauvre Jacques. Pauvre Jacques, sì, Pauvre Jacques. Le colonne non erano le colonne infami, erano quelle colonne militari che arrivavano e uccidevano tutti, uomini, donne, bambini, e distruggevano troppo i vecchia, paesi, non mi ricordo. E si chiamavano le colonne infernali, si chiamavano le colonne non infernali. Non me lo ricordo. Sì, le colonne infernali. Vabbè, non me lo ricordo. Vabbè, te l'ho detto io. Bene, ok, non me lo ricordavo, ma non mi viene manco adesso. Allora... E basta che leggi il romanzo dedicato... Ma l'ho letto, storico. A riguardo 20-30 anni fa e non me lo ricordo più adesso. È un romanzo di Victor Hugo intitolato 1793, dove si parla prevalentemente della Vandea. Allora, cosa è successo durante la Rivoluzione francese? Erano tutti buoni e bravi. A un certo punto si sono resi conto che la controparte si attaccava a tutto, ai cavilli, pure di non mollare. È quello che sta succedendo adesso. Prima o poi si incazzano e le cose poi vanno per il verso giusto. E vi... degenerano, sì. Per loro, per l'establishment, e per il vecchio establishment. E a questo punto la storia è semplice. A un certo punto nella dinamica vengono eliminati prima gli estremisti, cioè gli arrabbiati, prima a essere fatti fuori da Robespierre, sono gli arrabbiati, poi i moderati, i girondini e Danton. Alla fine c'è la controrivoluzione e Thermidor. Ma la logica è di questo tipo, e se voi seguite bene questa logica, le cose andranno così anche nel prossimo futuro. Il secondo punto interessante è che in questa latrina che si chiama Comune di Roma, un'organizzazione di delinquenti ha... Questo è delinquente. Delinquenti ed incapaci. No, Cristo, sono solo delinquenti, sono mafiosi e delinquenti. Lasciare una città come Roma in questa condizione... Al degrado. È da delinquente puro, da impiccarli tutti quanti. Io, guarda, vi dico veramente, datemi due giorni di potere assoluto e prendo tutti i membri dell'amministrazione comunale. Tabula rasa. Fai tabula rasa, come facevano i romani. Arrivavano in un posto, vincevano... Arrivederci, grazie. Ti faccio la pelle a tutti. No, questo è più bello. Alalia, basta vedere la strage di Alalia, no? Dove fu catturato la battaglia di Alalia, dove fu catturato Vercingetorige, Torice, no? L'hanno ammazzato, erano 1100 difensori, l'hanno ammazzato tutti. No, gli hanno tagliato la mano. Gli hanno tagliato la mano destra. Ah, sì, è vero. A tutti, però. A Vercingetorige, il nobile uomo, gli hanno poi tirato il collo, gli avrei tirato anche il coglione. Però, allora... Le cataste già ci sono. Le cataste, si tratta di legarli a un palo e dargli fuoco. Le cataste già ci sono. Non c'è bisogno di affidarsi ai preti, che di queste cose sono maestri. Adusi. Visto che hanno ammazzato bruciando vivi una marea di persone. Milioni di persone, questi delinquenti. Solo in quel paesino lì sopra le colline della dei genovesi. Sì.
Ne hanno ammazzate 16 in una volta sola, non mi viene in mente dove era. Esattamente. E non era nel cuore del Medioevo. No, no, era nel 1600. Era nell'800 inoltrato. No, prima. 800 prima. Inoltrato. No, era prima, 1680. Le streghe, erano ancora le streghe. 1680. Una cosa e vero. Con questo io vorrei chiudere, però c'è qualcuno che anche in un giornale, che devo dire è La Repubblica, e il fatto che La Repubblica pubblichi certe cose, si sia accorta che... generalmente loro che hanno il puzzo sotto il naso, quelli di Repubblica hanno il puzzo sotto il naso, io il puzzo glielo metto sotto al culo, visto che molti di quelli sono froci, capito? Razzista, omofobo. Oh, bene. Ti faccio condannare per omofobia. Sì. Ma ti rendi conto che arriviamo alla crudeltà del pensiero, usurocrazia del pensiero. Certo. Siamo arrivati a questo livello qua. Allora stai senti. Dice. Cioè, non puoi. Siamo alle leggi liberticide della libertà di pensiero. Certo. Siamo oramai alla fase più cruenta dell'imposizione dell'usurpazione del potere. È quello che è successo dopo la presa della Bastiglia. Perché loro si sono scatenati, mentre avevano pensato di cedere sulla base di una comune cultura. Hanno fatto una decina di leggi assolutamente infami. Proprio ad personam, sì. Proprio per viziare il pensiero della gente. Esatto. Per circonvenzionare allora, il pensiero della gente. Anche Repubblica si accorge, come avevo detto prima, abituati ad avere la puzza sotto il naso, che è la puzza della loro merda. È la puzza della loro merda, capito? E dicessero il contrario. Abituati a questa, alla fine si accorgono che c'è una bolletta ama, la bolletta ama e la cornucopia dei cassonetti. Si accorgono che chiedono dei soldi senza rilasciare il servizio, anzi facendo il peggio. Se ne accorgono adesso, questo è il commento di Roma. Io all'epoca denunciai. Del 1 luglio 2019, se ne sono accorti adesso su Repubblica, capito? Conclusione, dice questo emerito giornalista che si chiama Marco Lodoli, dice, ma guarda che è un genio. Einstein rispetto a Marco Lodoli è un merda. Guarda che esempio fa. Un merdaiolo, si dicevano in Toscana una volta. La cornucopia oscena dei cassonetti vomita il suo puzzolente contenuto. Ma perché prima di adesso non te ne eri accorto? Dove camminavi? Dove andavi all'ufficio, alla Repubblica? Sul tappeto volante? E però noi dobbiamo continuare a pagare. Tu paghi con i soldi che ti danno per scrivere questi articoli. Ci vengono richiesti tanti soldi e in cambio abbiamo qualcosa che è peggio di niente. È un'offesa quotidiana. Porca madosca, ma te ne accorgi adesso? Il 1 luglio 2019. Dove stavi 20 anni fa, 10 anni fa, 30 anni fa? Testa di cazzo. È come se dovessimo pagare il dentista. E guarda che esempio, è un esempio esemplare. Degno di... Di tale mente. Ma guarda, partorito da una mente eccezionale proprio. Degno di Virgilio, degno di Dante. Degno del Petrarca, che aveva cantata la divinità di Roma o di Virgilio. È come se dovessimo pagare il dentista e lui ci prendesse a martellate, incisivi e molari. Te ne sei accorto adesso? Come se pagassimo il fruttivendolo e lui ci tirasse in faccia mele fradice. Tutto questo produce indignazione e rabbia. Cazzo, te ne sei accorto, per Dio? Probabilmente ti sei andato a confessare da Papa Francesco, il quale ti ha suggerito, dice, guarda, ho l'impressione... Non Francesco Poverello d'Assisi, ma Francesco Saverio, il quale cagava e cacava all'aria. Il bello di San Francesco d'Assisi e della sua compagnia, compresa... La Chiara, che era molto chiara. È chiaro chi era Chiara. Cagavano e pisciavano all'aria, viva Dio! No? Allo spirar dei venti, come si diceva all'epoca,
bello è cagare, e dopo ti passo la parola, allo spirar dei venti, col culo in aria e di coglion pendente. Bella sta, questa rima l'hai inventata adesso oppure... È una vecchia rima... Goliardica. Carina, carina, cagare al vento. Abbiamo finito per me. Sì, allora, c'è da aggiungere poco perché questo video è un video rubato al, diciamo, su, come si dice, nei ritagli fra un incastro e l'altro del tempo. Parlavamo prima della sovversione e inversione della, del significato e all'interno di una cultura o subcultura e che a volte poi diventano una sola, perché c'è la cultura dominante che è della parte, diciamo, della aristocrazia culturale, sociale e quant'altro dello Stato, e c'è una sottocultura proletaria che è quella della massa della gente che meno sa e meno informata e meglio è. Però c'è un momento in vari picchi della storia in cui queste due culture, sovraculture e sottocultura, diventano una sola, perché c'è una contaminazione derivante dalla contaminazione delle classi. Noi oggi abbiamo una classe borghese che era la più vasta fino a qualche anno fa, fra piccolo, medio borghese e alto borghese, praticamente l'80% della popolazione era compresa in questa categoria. L'Italia è un paese tipicamente borghese. Sì, che oggi c'è. Perché? Perché hanno, 85% delle persone hanno una casa, che è un capitale, che è un valore. Ma perché la borghesia è nata nel Medioevo in Italia? Oltretutto. I bourgeois sono nati anche un po' dappertutto. Dopo. Vabbè, comunque, quello che volevo dire io è che questa contaminazione è derivante dal fatto che questo strato sociale della borghesia non esiste praticamente più. È rimasta solo l'alta borghesia e parte della media borghesia, che ancora, diciamo, nella crisi economica ha incrementato addirittura i propri capitali, le proprie pertinenze, proprietà e quant'altro, e viceversa la grande fascia della piccola e media borghesia, che faceva parte della borghesia, sono cadute nella povertà o comunque nel proletariato. Gli è rimasto ben poco delle proprietà iniziali che c'erano. E questo però ha trascinato appresso appunto questa cultura che non è più né di prima categoria né di secondaria categoria, che è diventata una fascia ampia, la più ampia, del pensare, del pensiero, che gradualmente porterà alla sovversione dei cardini della società attuale, o in cui ancora ci troviamo, ma ancora per poco, che sarà distrutta e scardinata da questa nuova presa di coscienza della più ampia fascia sociale e culturale della nazione. È giusto? Perfetto, perfetto. Prendiamone atto. Aggiungi. La rivoluzione francese è la conclusione di un processo di elevazione da parte della borghesia, soprattutto della borghesia intellettuale. Coloro che hanno fatto la rivoluzione erano le avanguardie di quella borghesia, l'abbiamo già detto altre volte, intellettuale. Beh, c'erano la grandissima parte erano avvocati. Avvocati, giornalisti, qualche prete sovversivo, erano quelli. Prete sovversivo e anche opportunista. Sarebbe un prete. No, è molto interessante fare un'analisi dei componenti dei vari governi rivoluzionari dal punto di vista della provenienza, perché i preti, cui protest e del pulpito da cui nasce la predica, sono due elementi della premessa e a consuntivo che si deve fare quando esamini un, e ricordatevi un bene che sia Fouché che Talleyrand, che sono stati due grandi rappresentanti economici. Era già morto. No, ma Talleyrand è stato anche ministro, anche lui. Te credo, ministro degli esteri di Napoleone. È quello che ha poi cooperato alla nascita di quello che sarebbe stato l'Europa post-napoleonica, perché era lui quello che intrigava di più. Ma io portavo un altro esempio.
questi due, che sono tanti, assieme a tanti altri preti, sono l'esempio. Infatti, tipico. Talleyrand ha sempre fatto il doppio gioco con tutti. Sempre. Con tutti. E perché fu con tutti. Con tutti, a partire da Luigi, a Antonietta, a tutti. Tutti. Il più grande, il più grande traditore. Seriale. Seriale di Robespierre è stato un prete e non poteva essere diversamente, perché l'inclinazione a raccontare cazzate e a fare il contrario è tipico del pretismo cattolico, e con questo io vorrei chiudere, capito? Raggi chiama in soccorso Soccorso Rosso. I costi sono aumentati del 62%. Avete capito cosa significa lasciare la merda quando per le strade? Quando in giro per l'Europa i rifiuti si trattano e ci si fa speculazione, addirittura si guadagnano, si guadagna. Ma qui, siccome qui ci deve mangiare la mafia, la mafia di Raggi, la mafia alla quale fa parte Raggi, tant'è vero che io non parlo più di Comune di Roma, parlo di Cosca di Roma. E allora è chiaro che i cittadini, finché non se ne accorgono, no, ma è difficile, ti mettono la merda sotto il naso, i cadaveri sotto il naso, e ancora non te ne accorgi, capito? Ecco, allora le cose stanno così, però cambierà, ricordatevelo bene, cambierà, e molto presto. Gli italiani sono tardi nel muoversi, ma quando si muovono... C'è qualcuno che ogni tanto sulle chat in particolare, ma anche discutendo a tu per tu, dimostrando di non capire e non conoscere un cazzo, dicono: ma gli italiani sono una massa di polentoni, non hanno mai fatto la rivoluzione in vita sua. E io dico: senti, ma tu la conosci la storia italiana? La prima rivoluzione è stata quella contro Tarquinio il Superbo del 509-504 avanti Cristo. La storia dell'Italia è una storia di rivoluzioni. Rivoluzioni continue. Il numero di rivoluzioni, altro che rivoluzione francese, ne abbiamo. Franceschiello, quell'altro, scusa, no, Franceschiello, quello napoletano. Cola di Rienzo. Cola di Rienzo. Masaniello. Ecco, non mi Franceschiello. Tutti. Le rivolte dei Vespri siciliani, la rivolta di Palermo del 1780. La rivolta dei Vespri siciliani che ai francesi gli tagliavano i coglioni. Certo. Ecco, imparate italiani. E andate a vedere chi sono i francesi. Le quattro giornate di Napoli, le cinque giornate di Milano, le giornate di rivolta di Pietro Micca, di Genova, una marea, una marea. Le rivolte di Firenze fra i neri e i bianchi, gli strozzi. Il povero Savonarola, che è stato tradito perché il Papa ha ricattato i finanzieri fiorentini, è stato tradito solo per quello, ma perché il Papa è il più grande mascalzone di tutti i tempi. Qualunque Papa, sì, ma quel Papa lì, tranne Celestino V, no, il quale gliel'hanno detto, però l'hanno ammazzato loro, sì, appunto. Non c'è stava, era ammazzato Celestino V come antecedente a Benedetto XVI, Benedetto XVI, siamo più o meno nella stessa situazione. Non l'hanno chiuso a fumone, ma può anche darsi che ce lo chiudano. Prima o poi può essere. Vabbè, ragazzi, vi saluto. Aspettatevi il peggio, anzi sempre. Il meglio. Sempre, so long. So long. Ma così, eh? Sì, lunghissimo. 23